Abbiamo Annalisa Malerba che ci farà un foraging in fitoalimurgia, ricette gustose con le piante spontanee. Un applauso! Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Spero mi sentiate bene, visto che la fiera è molto popolata. Perfetto. Allora, quanti di voi per la prima volta vengono a vedere la cucina con le erbacce e a casa non le hanno mai usate? Oh mamma, allora adesso abbiamo una bella responsabilità perché dobbiamo farvi innamorare. Tutti gli altri cucinano già, quindi sanno già tutto? No, perché se no chi sa tutto può andare che si annoia, lascia lo spazio agli altri. Ok? Allora, tranquilli che non parliamo di roba che trovate solo sul cucuzzolo delle Dolomiti, parliamo di roba banale che avete a casa, avete nell'orto, avete lungo la siepe. Le siepi che in Romagna ancora resistono, quindi dovete andare a casa e poi cominciare a brucare. È tutta roba semplicissima, due ingredienti, due ricette di casa, però spero di farvi fare due risate perché faremo le ricette di casa ma in modo nuovo. E partiamo con la più estiva e la più banale delle ricette, cioè la panzanella, però noi ci attrezzeremo con degli ingredienti speciali per fare una panzanella invernale. Voi direte, già settembre è freddo, mo ci vieni pure a fare la panzanella invernale. No, stavolta faremo proprio la panzanella invernale e tra un po' vi sveleremo l'ingrediente segreto. Allora, giusto per accelerare un po' i tempi, così ci vediamo più preparazioni, perché l'ingrediente segreto ci darà ben due ricette e oltre a quella faremo una bevanda. Quindi andremo dall'orto, ingrediente segreto, alla siepe con la bevanda. Mi sono preparata del pane raffermo già a cubetti. Vado a prepararmi accesa la piastra e do appena una pennellata con l'olio extravergine d'oliva in modo da tostare leggermente il pane per ottenere un effetto croccante. Nel mentre mi sarò già preparata i liquidi per andare ad ammollare il mio pane raffermo. Ho tagliato della cipolla di Tropea a tocchettini sottili, poi lo rifacciamo insieme per ripasso, e li ho messi con dell'aceto. Questo è aceto di kombucha, a casa potete usare l'aceto di riso, come questo che ci hanno messo a disposizione, molto delicato. Potete usare l'aceto di vino, potete usare l'aceto di mele, se vi serve un surplus di potassio, specie per chi fa tanta attività fisica. E l'altro liquido con cui andremo ad ammollare la nostra panzanella è questo liquido marroncino, che sarà la sorpresa tra un po'. E qui avremo dei pomodori essiccati, come questi. Sapete che sono già salati di suo, quindi attenzione a non aggiungere altro sale. Il pane è leggermente sciapo. La cipolla aveva un po' di sale nell'aceto, in modo da non diventare troppo molliccia, restare un po' croccante. E il liquido segreto sarà un po' salato, per cui attenzione a non esagerare, a non mettere del sale già in partenza, perché arriverà via via con tutti questi ingredienti. Il nostro pane sta diventando già tostato, comincia già a profumare, e si è fatta una leggera patina esterna, per cui a chi non piace troppo l'effetto del pane strissato, questo è un metodo perfetto. Lo andiamo a trasferire nella nostra ciotola. Se a casa avete una ciotola di ceramica, ancora meglio, perché così vi andrà a mantenere un po' di calore. Cominciamo a bagnare con il liquido della nostra cipolla, che avendo preso già il colore della Tropea, come vedete mi fa questo effetto rosa shocking
che d'inverno è molto divertente, specie i bambini apprezzano. Andremo poi a mettere questo altro liquido, tranquilli che vi verrà svelato. È un liquido estremamente aromatico ed è fatto con un ingrediente banalissimo del vostro orto. Andiamo a dare una mescolata, ma senza che ci sia troppo liquido sul fondo, perché non stiamo facendo una zuppa, stiamo facendo una panzanella che vorremmo un minimo croccantina. Lasciamo il pane a riposare e aggiungiamo via via un po' di cipolla, che come vedrete da classico color porpora, grazie all'aceto, reagendo con l'aceto, avrà preso questo bel colore rosato. Andiamo a mescolare bene, così il pane si idrata via via, e andiamo a prendere i pomodorini che nel mentre si saranno reidratati. Se riusciamo ad andare un pochino più pianino, così riescono a seguire, anche le telecamere riescono a riprenderti anche nei colori bellissimi. Grazie, hai fatto bene a dirmelo. Andiamo a tagliare i nostri pomodori. Per fare in fretta possiamo usare una forbice, così riuscite a fare un taglio più grossolano. Saranno comunque un pochino salati, quindi ve lo ripeto, regolatevi col sale. Andiamo a mescolare bene, a lasciare inumidire e andremo ad aggiungere un pochino di olive in salamoia, perché abbiamo detto è una ricetta che andremo a fruire quest'inverno. Lasciamo riposare e ci sarà poi il tocco finale, un ingrediente che avete tutti anche a bordo strada, ma che non sapete di avere. E ci trasferiamo un attimo a preparare una bevanda. Una bevanda frizzantina che si potrà preparare con tantissime bacche che ci sono in questo periodo, tantissimi frutti selvatici. Io vi ho portato i frutti del prugnolo, quelle prugnette piccole, piccole, piccole che trovate proprio in questa stagione al bordo strada. Era un elemento fondamentale in tutte le siepi campestri. Quest'anno è particolarmente abbondante. So già che mi direte, ma quella roba si usa perché io l'ho addentata e l'ho sputata. Giusto? Vero. Perché l'avete addentata e l'avete sputata? Perché? Perché è ricchissimo di tannini. E allora vi dà l'effetto che allappa, vi lega la bocca come i cachi, eh? Qualcuno che ha ancora l'albero di cachi nel giardino? Benissimo, è il cacco tipico della Romagna. Allora, dovete sapere che il nostro prugnolo, fino a una decina d'anni fa, si raccoglieva dopo che aveva preso la botta di gelo, perché così come i cachi, i tannini si trasformavano in zuccheri, la polpa si ammorbidiva e riuscivo a sentire un gusto gradevole. Ma oggi, coi cambiamenti climatici, abbiamo un problema. E per fare una cosa più interattiva col pubblico, vorrei far passare questi tre testi in ordine sparso, ve li metto già aperti sulla pagina del prugnolo, così ne vedete anche la fioritura, che è bellissima. Se vuoi passarli, così fanno una cosa un po' interattiva. Allora, prima cosa, attenzione a non confondere il prugnolo con le prugne selvatiche o mirabelle, maribulà, namoli, non so come li chiamate, quelle che invece vanno in fruttificazione verso luglio-agosto. Quelle sono già dolci di loro, non hanno bisogno della botta di freddo. Il prugnolo sì. Il problema è che ormai con i cambiamenti climatici i frutti cadono a terra
prima che arrivi il gelo, anche se siete in quota. Quindi quello che leggete sui libri di 20 anni fa non erano scemenze, non è che la gente non ne sapeva niente, era tutto vero, ma le stagioni e i frutti si sono spostati, non coincidono più con il nostro calendario. Se vedete i libri degli anni 40-50, si vendemmiava a ottobre, non a settembre. Adesso è già tanto che non vendemmiamo ad agosto, in tante località si vendemmia ad agosto. Quindi anche qui consapevolezza di elementi che sono cambiati molto rapidamente. Ok? Teniamocela e prendiamocene cura. Quindi quando uscite e andate alle siepi, i prugnoli sulla buccia hanno tutta questa patina opaca, come l'uva. Cosa sono? Sono delle colonie di lieviti. I lieviti cosa fanno? Quando prendete i chicchi d'uva e li macinate, i lieviti vanno a contatto con il succo zuccherino che c'è all'interno del frutto e fanno letteralmente lievitare o ribollire il mosto. Cioè, come dico ai bambini, quando vado nelle scuole, mangiano gli zuccheri e fanno le pussette, fanno anidride carbonica, come quando facciamo lievitare il pane, ok? Noi possiamo usare i lieviti non solo della buccia dell'uva, ma di tanti fiori e frutti selvatici, per ottenere delle bevande tipo lo spumantino di Sambuco, quello che forse qualcuno di voi a maggio ha fatto con i fiori di Sambuco. Perché? Perché sia i fiori del Sambuco, ma di qualsiasi fiore, commestibile, non roba tossica, ok? No roba tossica. Fiori commestibili, frutti commestibili, ok? Se no quello è un altro capitolo, se ne parla in un'altra sessione fuori da qua. Vi dicevo, sui fiori e sui frutti commestibili ci sono queste colonie di lieviti che, messi a contatto con una soluzione di acqua e zucchero da cucina, mi danno questa bevanda frizzantina e piacevole, una sorta di spumantino. Si può fare coi fiori di Sambuco, si può fare coi fiori di acacia, quella del miele d'acacia, si può fare con i chicchi d'uva, con la buccia delle pesche, con la buccia delle mele, con le coccole di ginepro, se andate a raccogliere in questo periodo, con i cinorrodi, quelle che chiamiamo bacche di rosa canina, sono tutte ottime fonti. Qual è il risultato? Questo. L'ho sgasata un po' prima di mettermi in marcia e vi dicevo, ne otterremo questo risultato. È una bevandina dal basso tenore alcolico, come vedete ha un bel perlage e vi ripeto, questa l'ho dovuta sgasare perché nel viaggio da casa avevamo diverse succussioni, quindi onde evitare che scoppiasse ve l'ho dovuta portare poco mossa, ma per chi di voi a casa ha mai fatto lo spumantino di Sambuco sapete che questo tipo di bevande possono raggiungere delle pressioni anche molto molto elevate. Un elemento importante, ve lo dico adesso prima di provare la bevanda con voi, è quello, e farvi vedere le dosi, è quello di stare molto molto attenti alla luna. Se qualcuno di voi ha mai fatto il vino in casa con la nonna, con lo zio anziano, si ricorderà che sia la lavorazione sia le fasi di travaso venivano fatte in determinati cicli delle fasi lunari ed effettivamente è proprio così. Va fatto tendenzialmente cercando di stivare il nostro spumantino quando la luna è in fase decrescente, altrimenti rischiamo lo scoppio delle bottiglie. Vi ho avvertito, sappiatelo. Andiamo adesso a vedere una ricetta universale
che mi può andare bene per qualsiasi materiale. Quindi vi ripeto, fiori commestibili, in questa stagione cinorodi di rosa canina, ma anche la buccia della frutta autunnale, che siano cachi, che siano pere, che siano mele. La buccia perché? Perché i lieviti sono presenti sulla superficie. Andiamoci a segnare le dosi. Le trovate un po' dappertutto, sono dosi che funzionano bene con diversi materiali. Vi consiglio di usare dello zucchero di barbabietola bianco, ovviamente di origine biologica. So che tanti di noi non lo amano come prodotto, perché è un prodotto molto povero dal punto di vista nutrizionale, però per una volta accontentatevi, perché andrà a nutrire non noi, ma andrà a nutrire i nostri lieviti. Quindi per una volta usate lo zucchero bianco, perché è quello che ci dà i risultati migliori, in quanto degli zuccheri più ricchi di sali minerali possono andare a compromettere la buona riproduzione dei nostri lieviti. In questo vaso, per orientarvi meglio, siamo sul 1,5 litri di volume. Ho messo già 500 ml di acqua e voglio arrivare a 1 litro d'acqua. Per ogni litro d'acqua aggiungerò 100 g di zucchero bianco biologico. Vi ripeto, per una volta accontentatevi dello zucchero bianco, perché è quello che ci dà i risultati migliori. È la stessa cosa se qualcuno di voi a casa fa il kefir o la kombucha. Qualcuno di voi fa kefir d'acqua o kombucha a casa? Bene, 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 ottimo. E avrete sperimentato che lo zucchero bianco vi dà dei risultati migliori. Vedo che tutti annuiscono, quindi ok, abbiamo tutti la stessa esperienza, molto bene. Vado a mescolare lo zucchero con l'acqua. Uso questo coltello, l'avevo usato per tagliare i limoni, e qualcuno di voi mi chiederà, ma non fai bollire l'acqua? Allora, se ho acqua di sorgente che ovviamente non abbia dei problemi di batteri patogeni, potete anche non farla bollire, anzi già di per sé quell'acqua ha una sua carica. Se usate l'acqua di rete del rubinetto, vi consiglio di farla bollire. Voi mi direte, è controllata? Sì, però i tubi non sono sterili, quindi non si sa che cosa ci portiamo a casa, specie in quelle zone dove abbiamo delle acque molto calcaree, e sapete che il calcare porta con sé un po' di tutto, perché poi mi lega la sostanza organica, quindi mi porta dietro di sé una bella batteria di microrganismi. Una volta che ho sciolto lo zucchero nell'acqua, in questo caso aggiungo altri 500 ml di acqua per arrivare a 1 litro. Diamo una bella mescolata, così diamo una bella energia. È importante che lo zucchero sia sciolto bene, fate con calma, prendetevi i vostri tempi, così è subito disponibile ai miei lieviti. L'altro elemento importante, oltre allo zucchero, è la presenza di qualcosa che abbassa il pH, cioè rende la mia soluzione nutriente, chiamiamola così, stiamo dando da mangiare i lieviti, la rende più acida. Perché questo? Perché così scoraggiamo i microrganismi ambientali più aggressivi ad andare a insinuarsi nel progetto che abbiamo iniziato. Quindi ci prendiamo 3 grossi limoni o 4 piccoli limoni per ogni litro di acqua, andiamo a spremerne il succo, anche grossolanamente, non c'è bisogno di essere precisi. Una volta che ne avremo spremuto il succo, magari ecco, cercate di togliere i semi, perché se qualcuno di voi ha familiarità con i semi di pompelmo, saprà che sono usati come antibiotico e antifungino ad ampio spettro,
Cosa vuol dire? Vuol dire che un po' tutti i semi degli agrumi in realtà hanno lo svantaggio che mi funzionano da antifermentativo, quindi possono andare a interferire con la riproduzione dei lieviti. Quindi cerchiamo sempre, se ne scappa uno o due non succede niente, però tendenzialmente cerchiamo di togliere i semi dai nostri agrumi. Una volta che avremo spremuto il succo, li taglieremo a fette e inseriremo anche le fette con la buccia all'interno del nostro vaso. Perché? Perché sappiamo che l'olio essenziale contenuto nella parte gialla, quella che si chiama flavedo, ha anche quello una funzione di andare a modulare i nostri microrganismi e tra l'altro mi dà anche un buon sapore. Quindi toglieremo i semi, però lasceremo gli oli essenziali della buccia. Andiamo a tagliare a fette i nostri limoni. Anche qua potete stare tranquillamente grossolani, non c'è bisogno di andare a fette sottilissime. E li andiamo a mettere a mollo nella nostra soluzione. L'ultimo elemento, adesso che abbiamo messo lo zucchero, abbiamo messo qualcosa che mi va ad abbassare il pH e quindi mi scoraggio l'ingresso degli microrganismi patogeni, l'ultimo elemento che andremo a inserire saranno i nostri fiori o, in questo caso, i nostri frutti di prugnolo. Non è l'unica ricetta che possiamo fare con i frutti del prugnolo. Forse tanti di voi si ricorderanno, specie in Romagna, le mamme o le nonne che facevano il liquore. Vedo che qualcuno annuisce. Quindi sì, il prugnolo in realtà è sempre stato usato per uso ricreativo, ma possiamo anche ottenerne un'ottima confettura. Vedo qualcuno che è dubbioso. Qual è il problema se facciamo la confettura, secondo voi? Che allappano. Allora vi racconto un trucco. Ci siamo detti, una volta si facevano la confettura in santa pace perché potevano raccogliere il prugnolo quando era ammessito, cioè aveva preso la botta di gelo ed era diventato tutto grinso. Abbiamo detto adesso, mannaggia, il nostro prugnolo matura prima e cade per terra prima, quindi non facciamo in tempo ad avere l'intervento del freddo. Cosa possiamo fare allora? Possiamo fregarlo. Possiamo fargli credere che fa freddo. Quindi andiamo a raccogliere e a sgranare i nostri frutti. Li prepariamo già mescolati col dolcificante che useremo, che sia lo zucchero di canna, che sia lo zucchero da cucina, che sia il succo di mela concentrato, che è il dolcificante che io preferisco per le confetture. Andremo già a mettere 50 grammi del nostro dolcificante ogni chilo di prugnolo. Lo pesate col seme, non pensate di nocciolarlo adesso perché non ce la fate, ok? Quindi ogni chilo di frutti, 50 grammi di dolcificante. Mescoliamo bene e mettiamo in un contenitore logicamente adatto alla surgelazione. Perché vi ho parlato di contenitore e non vi ho parlato di sacchettino? Non tanto per una questione, o non solo per una questione di salubrità o di ecologia, quanto perché quando lo andrete a tirare fuori dal congelatore rilascerà un po' di succo. Quindi se mettete nel classico sacchettino di polietilene il classico cookie gelo, alla fine vi perderete tutto quel succo che invece è l'ingrediente più saporito per andare a confezionare la vostra confettura. Una volta che avete preparato il contenitore, lo mettete in congelatore. Se avete la funzione di abbattimento, quindi di surgelazione rapida, tanto meglio, e lo tenete dalle 48 alle 96 ore, più la tenete meglio è. Eh?
A questo punto il vostro prugnolo subirà gli effetti della gelata. Perché vi dico di mettere subito un po' di dolcificante? Perché quando si sveglierà dalla gelata, i lieviti presenti sulla superficie vi daranno già un minimo di fermentazione alcolica e quindi il profumo del prugnolo viene accentuato. Vi viene una confettura molto più profumata e questo meccanismo di predigestione degli zuccheri vi funziona meglio. Sono andata intanto a mettermi i miei frutti del prugnolo all'interno del liquido che mi sono preparata. Quanti ne metto in proporzione? Ne metto più o meno un quarto, un quinto del volume del nostro vaso. Allora, pensiamo a quando le nostre nonne facevano il vino. Andavano a calpestare i chicchi d'uva dentro a un tino, mettevano a contatto i lieviti delle bucce, le vinacce, che venivano lasciate all'interno, con il succo zuccherino. Lieviti più zuccheri semplici, il succo dell'uva, mi davano la riproduzione velocissima dei lieviti. I lieviti mangiano questi zuccheri, pomiciano da matti, si riproducono tantissimo e vanno a popolare questo succo, questo mosto. È un po' il lavoro che faremo adesso. Lasceremo a contatto per 24 ore col nostro limone, il succo d'uva è acido, non c'è bisogno di aggiungere del limone, ed è zuccherino, non c'è bisogno di aggiungere zucchero. Noi qua partiamo dall'acqua semplice, quindi mettiamo noi lo zucchero e il succo di limone. Lasciando a contatto i lieviti della buccia con lo zucchero per 24 ore, faremo riprodurre i lieviti all'interno di questo liquido. Ovviamente, per evitare che vi portate dietro una batteria di moscerini che vi si riprodurrebbero dentro, e ahimè lo fanno, andiamo a coprire con un panno, mettiamo un elastico, così non vi entrano manco le formiche, che sennò appena sentono qualcosa dal nulla vi arrivano, e lo lasciamo lontano dalla luce diretta del sole per 24-36 ore. Dipende un po' dalle temperature. Diciamo che a 20-22 gradi, la temperatura che magari tanti di noi hanno in cucina tutto l'anno, potete lasciare tranquillamente per 24-36 ore. Se le temperature sono più basse, lasciate anche 48 ore. Finite le 48 ore, vado a filtrare il liquido, me lo vado a mettere in una bottiglia con un bel tappo a tenuta. Se le avete a casa, quelle bottiglie col tappo a scatto e il gommino, tipo le bottiglie di alcune ditte di birra artigianali, sono le migliori. Perché? Perché vi dicevo, quando togliete il liquido, a voi sembrerà tutto fermo, tutto tranquillo, no. Lì dentro c'è una bomba potenziale, perché ci sono tutti i lieviti che si sono riprodotti. Quindi, siccome toglieremo il liquido dai lieviti quando all'interno ci sarà ancora dello zucchero, mettendolo in una bottiglia chiusa, i lieviti mi faranno anidride carbonica e alcol. Ma l'anidride carbonica a volte è proprio tanta, quindi mi raccomando, bottiglia con tappo a tenuta, bottiglie col vetro spesso, se avete quelle da spumante sono la cosa migliore, ok? E soprattutto, se potete, bottiglia col tappino a scatto, così la pressione esce dal gommino. Io vi ho detto tutte le precauzioni che dovete adottare, se poi vi scoppia prendeteci la mano, però ve le ho dette tutte, non vi ho nascosto nulla, non collaboro con nessuno che rivende cucine nuove, quindi mi raccomando, so che adesso vi fa ridere perché vi sembra una cavolata, però mettete in atto tutti questi accorgimenti perché davvero le bottiglie vi possono scoppiare. Quindi segnatevi bene tutti i passaggi, ok? Oggi si parla di roba esplosiva in tutti i sensi.
Quindi questo per quanto riguarda la bevanda, mentre per quanto riguarda la confettura abbiamo detto 1 chilo di frutti di prugnolo, 50 grammi di dolcificante, mescolo bene, metto in un contenitore chiuso adatto alla surgelazione, 48-96 ore in congelatore, scongelo in frigorifero, cuocio e passo come fosse una normale confettura. Quindi mi raccomando, il prugnolo è buonissimo. Ci potete fare altre 20 magie, ma abbiamo poco tempo, quindi dobbiamo darvi queste ricettine al volo. Mi raccomando, va rivalutato, non mangiatelo e sputatelo, raccoglietelo, portatelo a casa e coccolatelo perché ne vale la pena. Andiamo adesso all'ingrediente segreto, perché vi avevo promesso che vi avrei fatto usare qualcosa e già l'abbiamo usato nella panzanella che avete tutti, ma proprio tutti, nell'orto di casa. Ce l'avete anche sul marciapiede, ce l'avete lungo le traversine della ferrovia, ce l'avete nei vasi sul balcone perché gli uccellini fanno la cacca e ve la depositano. Rullio di tamburi, cos'è? La portulaca. Qualcuno mi dirà, no, porca miseria, non ne posso più, dappertutto. Siete stufi di mangiarla in insalata, giusto? Chi si fa già l'insalata con la portulaca? Ok, niente, allora andiamo a casa. Gliene raccontiamo un'altra? Mi dicono che ve ne devo raccontare un'altra, ok, allora tocca la ricetta segreta. Visto che l'insalata la sapete già, sapete tutto, tocca la ricetta segreta. Allora, non è un caso che vi ho portato questo vaso con la scritta non aprire. Perché? Perché lei deve dormire per circa un annetto, quindi fatele posto stasera, per diventare così. Allora, prima vi ho detto che c'era una ricetta esplosiva intendendo i lieviti, ok? I lieviti che trasferivamo dalla buccia del prugnolo al liquido per farci lo spumantino di prugnolo. Adesso vi dico, fate attenzione perché quando andiamo a conservare sottovuoto sappiamo che abbiamo un rischio, che è quello della tossina del botulino. Quindi mi raccomando, per la ricetta che vi do oggi, seguite il procedimento come ve lo dico, fate tutti i passaggi come ve li dico, perché in 10 minuti non posso spiegarvi degli elementi di sicurezza alimentare. Non tutti a casa abbiamo il piaccometro, anche se ormai costa poco, in tante case c'è, specie per chi ama fermentare. Poi per chi vuole, alla fine ci mettiamo in un angolino, vi posso dire 2 parole in più, però per il pubblico che c'è qui, seguite tutti i passaggi che vi dico, così sono tranquilla che non ho nessuno sulla coscienza. Allora, cosa andremo a fare? Andremo a preparare la portulaca a fermentazione lattica, che diventerà così, con questo colore scuro e questo profumo molto forte che ricorda il mare. E la nostra portulaca ci regalerà anche un pochino dell'acqua di vegetazione, perché fermentazione lattica avete già intuito che la metterò sotto sale. E anche quest'acqua di vegetazione dopo un anno avrà assunto un profumo molto forte, per cui sarà diventato l'ingrediente segreto della nostra panzanella invernale psichedelica, perché ho il colore quello e quindi ci tocca. È una panzanella un po' da discoteca, ma non l'abbiamo ancora finita. Siamo in Romagna, quindi se non si fa discoteca qua... Beh, anche gli occhi vogliono la loro parte. Esatto. Allora, per preparare la nostra portulaca sottosale, che vi ripeto prende questo bouquet molto intenso quando la fate riposare veramente tanto, ci prepariamo dei vasi con il tappo a scatto e il gommino, come quelli delle nonne, ok? Mi raccomando, ben lavati,
se li dovete riutilizzare li sanificate, mettete il tappo e il gommino 20 minuti a 100 gradi, con l'acqua bollente o col forno, fate quello che vi pare, metteteli come volete, però sanificateli. Preparo la mia portulaca lavata bene e centrifugata. Perché centrifugata? Perché già ha la sua acqua di vegetazione, quindi voglio togliere l'acqua di lavaggio, anche per motivi di igiene. E vado a prenderla tutta, sia le foglie, sia i rametti carnosi. Possiamo metterla tutta insieme. Se proprio vi è cresciuta a dismisura e ha i rametti principali che cominciano a essere sul mezzo centimetro, magari assaggiatela, perché se è troppo dura poi ci tocca fare selezione dopo. Quindi prendete i rametti che massimo arrivano a 2-3 mm di diametro. Ok? Andiamo a vedere quanta portulaca mi sta stivata all'interno del mio vasetto. L'unico altro ingrediente sarà il sale grosso, però il sale grosso tanto mi si infila all'interno dei rametti come volume, quindi per prendere una prima misura e perdere meno tempo, controllate quanta ve ne sta pigiata all'interno del vasetto. Una volta che ho fatto questa operazione, prendo una ciotola pulita, il mio sale grosso e una bilancia. Vado a fare la tara. Peso la mia portulaca. E giusto da darvi un parametro di volume, in questo caso abbiamo un vasetto da 500 ml di volume, ok? E ho all'interno circa 170 grammi di portulaca. Vi ripeto, lavate e centrifugate bene in modo da non contare anche l'acqua di lavaggio, ma considerare solo l'acqua di vegetazione. Le misure sono importanti. Su questa portulaca vado a mettere il 7% di sale. Quindi se ho 170 grammi di portulaca, saranno 7 grammi di sale ogni 100 grammi di portulaca, per cui saremo più o meno attorno ai 12 grammi di sale, il 70%. Tutti con la calcolatrice? Ok? Allora, qualcuno di voi che già a casa fermenta mi dirà: come mai mi vai a mettere una quantità di sale così elevata? Perché per esempio quando si fa a casa il kraut, le verdure in salamoia, se ne mette molta meno. Questa, se la vedete anche visivamente, è tanta. C'è anche la telecamera su, quindi nel caso riuscite a vedere dallo schermo tutta il maneggiare della portulaca. Vi dicevo, ne serve così tanta perché la portulaca ha delle belle foglioline verdi. Dove c'è il verde c'è la clorofilla, e alle elementari vi hanno fatto la fotosintesi clorofilliana, che è tutta quella che cattura l'energia dal sole, produce il cibo, gli zuccheri, eccetera. Quindi se le foglie verdi sono le sedi di fotosintesi e sono quindi il punto dove è stoccata l'energia da parte della pianta, la pianta userà quelle come laboratorio chimico per produrre la propria struttura. Visto che ci hanno fatto due palle così, specie se avete un'alimentazione vegetale, con le proteine, e le proteine sono la struttura di tutto, ok? Anche delle piante, mica solo degli animali. La onde per cui le zone dove vengono sintetizzate le proteine sono le foglie. Perché vi sto facendo questo pippone? Perché quando fate il macerato d'ortica e mettete le foglie verdi nell'acqua, puzza. E perché? Perché nelle foglie verdi ci sono gli amminoacidi liberi per fare le proteine.
Noi mettiamo tanto sale perché questa roba deve avere un profumo gradevole, un po' da mare, ma non deve puzzare mostruosamente. Tutto chiaro adesso? Ok, quindi quando mettete a fermentare le foglie verdi dovete usare tanto sale. Bene, questo è il motivo. Ovviamente quando andremo a usare questa portulaca o quel liquido usatelo al posto del sale nei piatti. E tranquilli che una volta fatto vedere il procedimento base andremo a farci una ricettina. Mezza l'abbiamo già fatta, che è la nostra panzanella, e poi faremo l'altra mezza ricettina, ok? Andiamo a mescolare bene finché le mie mani cominciano a velarsi di liquido, ok? A questo punto mettiamo nel vasetto tutta la nostra portulacqua, tutto il suo sale, premete bene che tanto non succede niente, tanto verrà digerita dai microrganismi e dagli enzimi. Mettiamo anche il liquido che si è formato. Vedete che già massaggiando si è ridotta di volume. Ok? Vado a chiudere ermeticamente e, vi ripeto, lo lascio riposare in dispensa per almeno un anno, perché questo è fondamentale ai fini del formarsi di un bouquet estremamente intenso, che poi vi servirà per avere un ingrediente speciale per aromatizzare in piccole quantità dei piatti altrimenti molto semplici, come può essere l'insalata di patate che andremo ad assaggiarci adesso. Finiamo un attimo la parte importante però su questi vasetti. Vi ho detto, c'è un elemento importantissimo da implementare per la sicurezza alimentare. Visto che stiamo conservando sotto vuoto, questo è un mese, vedete che ha già cambiato colore, ma non è ancora diventata scura come questa, che è invece un anno e due mesi, ok? Allora, quello che noi andremo a fare tra un anno, quando apriamo questo vaso, mi raccomando, non assaggiate. Si fosse mai formata la tossina del botulino, se abbiamo lavorato correttamente, teoricamente non dovrebbe. Ma siccome non abbiamo un laboratorio a casa, non possiamo detectarlo, invece che assaggiare, vi assicuro che non vi perdete niente dal punto di vista nutrizionale, perché qua dopo un anno non avete più microrganismi vivi. Avete il lavoro che hanno fatto sul cibo, avete degli acidi organici, se misurate il pH, questo 3,50, per chi già un po' ne mastica, ok? Non vi perdete niente, non assaggiate il vasetto, versate il contenuto in una pirofila resistente al calore, mettete in forno 100 gradi 20 minuti. Qualora qui dentro si fosse formata la tossina del botulino, viene denaturata e a questo punto, uscito dal forno, lo potete mangiare. Chi a casa ne mastica di fermentazione può fare in un altro modo, accontentatevi, perché davvero non perdete niente. Anzi, quel passaggio in forno per alcuni versi vi accentua gli aromi. Quindi questa è la ricetta base, la ripetiamo. Misuro quanta portulaca sta nel vaso che voglio. Aggiungo 7 grammi di sale grosso ogni 100 grammi di portulaca, mescolo molto bene, devo arrivare ad avere le mani bagnate dal liquido di vegetazione che sta entrando in fase col sale. Mi raccomando, evitate di riempire il vaso e buttare sul sale, fate un macello, vi fa la muffa tendenzialmente, perché ammassate tutto in superficie e il sale non è ben ripartito. Okay. Lascio riposare per un anno, i primi giorni, cosa che non vi ho detto, scuotete un po' in modo che il liquido che si forma sotto vada a velare anche la superficie. Ma se lavorate correttamente, ripartite bene il sale, come vedete, non vi fa muffa,
è pulitissimo. Qua c'è dell'anidride carbonica, ho scritto non aprire, perché se va fuori l'anidride carbonica, entra l'ossigeno, mi fa muffa, se no, se lo lasciate così è perfetto. Mi raccomando, dopo un anno sarà diventato nero, deve, sta facendo il suo lavoro, di cambiare colore. Non assaggio, metto nella pirofila e metto in forno 20 minuti a 100 gradi. Vi ripeto, è un ingrediente estremamente versatile che possiamo usare per dare sapore di mare, perché sa un po' di mare, e salinità a tanti piatti. Per cosa lo useremo? Lo useremo per andare ad aromatizzare un'insalata di patate e patate dolci. Le abbiamo mescolate perché si tratta di due famiglie botaniche diverse. La patata dolce non è una solanacea, quindi se vi piacciono le radici fatte al forno, va benissimo alternata con le patate. Vi ricordo che le patate sono un ingrediente stagionale, quindi andrebbero consumate, se raccolte ad agosto, massimo entro febbraio-marzo, poi è naturale che germoglino, fanno il loro lavoro. Però mi raccomando, non tutto l'anno, cerchiamo di darci un po' una stagionalità. Quando le patate sono conservate in fruttaio, mi raccomando al buio, il metodo migliore per cuocerle, per abbassare la solanina, è metterle intere dentro un cestello per la cottura al vapore. Versate acqua bollente, cuocete al vapore, mettete in frigo e mangiate il giorno dopo. Lo so che diventano scure, ma non succede niente, non diventano tossiche. Anzi, per un fenomeno che chi mastica un po' di chimichese sa che si chiama retrogradazione dell'amido, queste patate il giorno dopo hanno un effetto molto più blando sulla nostra glicemia. Quindi per chi ha un po' di problemi con lo zucchero che tende ad alzarsi nel sangue troppo velocemente, è ottimo questo procedimento. Ci sono fior di studi che lo dicono, non se l'ha inventato nessuno, ma è un elemento fondamentale. A maggior ragione abbiamo la nostra portulaca, che comunque avrà mantenuto i suoi omega 3 all'interno, si sarà arricchita degli acidi organici che si sono sviluppati durante la fermentazione, per cui a maggior ragione mi andrà ad avere un impatto positivo sulla glicemia. La nostra insalata quindi si comporrà di portulaca, patata dolce o batata e patate. Magari la patata dolce, visto che non è una solanacea, non ha problemi di solanina, non devo per forza farla al vapore che perde un po', il mio consiglio è quello o di cuocerla al cartoccio, se abbiamo la stufa, la cucina economica, o altrimenti la sbucciamo, la condiamo con sale, olio e rosmarino e la mettiamo in forno, tagliata a cubetti o a fette, dal meglio di sé, anche perché così andiamo ad alternare le diverse tecniche di cottura e quindi diamo un'energia diversa alle componenti del nostro cibo. Vogliamo dare una nota un po' dolcina, che a parte la patata dolce mi manca nel piatto, e vogliamo dare una nota piccantina, che già un po' c'è nella portulaca, ma la vogliamo accentuare. Ci andiamo a frullare a salsa un po' di carote e zenzero. Cosa ho fatto? Ho tagliato a fette le mie carote, le ho spadellate con un po' d'olio e un po' di zenzero, le lascio riposare e vado a frullarmele con un frullatore. La useremo per andare a fare una crema a specchio sotto le patate. Sì, mi sa che il mini pimer è rimasto di là. Perfetto. Andiamo a comporre intanto, finché finiamo di allestire il piatto, la nostra panzanella.
Vi ricordo che abbiamo usato i cubetti di pane che sono stati saltati in padella con un po' d'olio per renderli più croccanti e profumati. Usiamo tendenzialmente un pane con poco o senza sale. Abbiamo messo, stavolta lo sappiamo, l'ingrediente segreto, un po' di liquido della nostra pottulaca lattofermentata, che avrà questi sentori molto aromatici, quasi da affumicato. Abbiamo messo un pochino di olive, la nostra tropea messa con un aceto, così mi dà l'effetto psichedelico, e i nostri pomodori essiccati, che mi fanno un po' il ricordo dell'estate, messi a mollo con tre parti d'acqua e uno di aceto. E andremo a terminare la nostra panzanella con un ingrediente insospettato, delicatissimo, che sono i fiorellini della rucola selvatica. Se adesso guardate a bordo strada, la rucola selvatica è tutta in fioritura, ha questi bellissimi fiorellini gialli che sono estremamente interessanti proprio perché sono piccanti, ma è un piccante molto delicato. Profumato e hanno questo profumo quasi leggermente da tulipano, non c'entra niente con l'aroma, il tulipano ovviamente non si mangia, però alternati alle foglie della rucola che ci accompagna tutto inverno, anche qua davvero basta un vaso sul balcone, non è che dovete avere piantagioni e piantagioni, vi dà sempre qualche foglia fresca. Andiamo a metterci un altro giro d'olio e avremo terminato la nostra panzanella invernale. Per andare a finire il nostro piatto di patate e portulaca messa sotto sale per un anno, andremo a frullare le carote che avremo già spadellato con lo zenzero. Direi che posso usare questo come bicchiere, giusto? Come bicchiere usate questo di solito? Comunque ci portano il bicchiere così evitiamo di far esplodere la caraffa, ma in realtà ci dovrebbe passare. Giusto per finire il piatto, grazie. Nel caso volessimo inselvatichire ancora di più questo piatto, oltre alle carote e allo zenzero, giusto per stare in tema di qualche cosa di invernale, potremmo aggiungere alla spadellata un po' di coccole di ginepro. Il ginepro è un ingrediente che forse tante volte nella nostra testa viene relegato ai piatti di carne. In realtà, intanto, è un elemento fondamentale in fitoterapia che ci siamo dimenticati di usare, anche solo 2 o 3 coccole masticate quando abbiamo della cistite, e le signore purtroppo la conoscono bene, ci aiutano tantissimo. Andiamo a mettere un goccino d'acqua per emulsionare. Vi consiglio di cuocere le carote molto poco, proprio il tanto da estrarre il sapore dolce, perché quel piatto ha un sapore molto deciso. Quindi vorremmo andare ad estrarre il sapore dolce, però lasciatele croccantine in modo che sia un dolce ma fresco, che non abbia quel sapore detto tra noi da minestrone, perché tutti a casa quando non abbiamo tempo buttiamo dentro e cuociamo, giusto? Sì, bene. Andiamo ad aggiungere un goccino d'olio. Essendo già un piatto molto ricco in amidi, ho preferito non usare una bevanda vegetale, ovviamente sentitevi liberi di usarla.
quindi sto facendo un'emulsione con l'acqua per questo motivo. Se poi avete un frullatore che ha una buona potenza, tanto meglio, perché chiaramente, come quando fate la maionese, le goccioline dell'emulsione risultano più piccole. Aggiusto un attimo di sale. C'è questo sale qua che è messo così, è una bomba. Vi dicevo, assaggiate prima il piatto principale, poi vi regolate sull'emulsione. Avremo ottenuto un fondo a specchio da mettere sotto il nostro piatto. Finché impiattiamo, se abbiamo tempo per una o due domande dal pubblico. 5 minuti abbiamo rimasto. Perfetto, vai. Domande dal pubblico, se c'è qualcosa. Perfetto, là in fondo. Hai il microfono? No. Ok. Perfetto, si sente? Si sente? Vai. Ho già fatto. Hai il microfono qua, ok. Vai. La puoi ripetere così la ripeto io al microfono? Sì? Allora, per la bevanda, sì. I pomodori? I pugnoli. Prugnoli, ah non si sente da qua, mi dispiace. I prugnoli sono stati messi in freezer? No, per la, grazie della domanda, sono crudi perché ci interessa solo estrarre i lieviti. È un contatto molto veloce, non è per nulla tannico. Adesso? Magari non succede più. Adesso. C'è spazio per un'altra domanda nel caso? Se c'è qualcuno che per caso volesse fare una domanda? Siamo non siate stati troppo timidi. Chiari. O sono timidi. Non siate timidi. O siamo stati troppo chiari. Sì, la signora. Arriva il microfono. Allora, per la portulaca, sì. Che metti nel forno per togliere l'eventualità del botulino, la posso rovesciare tutta, cuocere tutta e reinserire nel barattolo? O se no... Non riesco a sentire, se mai me lo traduce. Se posso mettere tutta la portulaca... Sì. In un barattolino in forno e poi reinserire nel barattolo, o se invece devo fare ogni singola volta la cottura della parte che mi serve? Allora, no, grazie della domanda. Apri tutto il barattolo, la passi in forno una sola volta, poi in frigorifero è molto salata, ti dura anche un mese. Magari metti un goccino d'olio che aiuta a conservarsi meglio e anche a diffondere il sapore. Ma la passi solo una volta tutto il vaso, quindi regolatevi. È molto intensa, con un vasetto piccolo ci fai un mese di condimento, se ne usa proprio poca, adesso vedrete le quantità. Ultimissima domanda al volo. Vai, ce ne sarebbero due in realtà, ce la faremo. Scusate, c'è la signora che chiede se mettendola in forno i microorganismi muoiono. Come dicevo, dopo un anno nel vaso non abbiamo microrganismi attivi, ma ci godiamo il lavoro che loro hanno fatto sul cibo, quindi gli acidi organici e gli antiossidanti. Dopo un anno non ammassiamo niente, perché hanno già fatto il loro lavoro, sono già morti, come nel vino. Allora, io volevo chiedere se quella procedura di... mettere il contenuto del vasetto nella pirofila e poi mettere in forno si può usare anche per altri prodotti che potrebbero sviluppare botulino, tipo, che ne so, i pelati, per esempio. Sì. Grazie della domanda. I pomodori pelati, se fatti in casa, forse detto tra noi, sono l'elemento più sicuro, perché il pomodoro di casa lo raccogliamo che è già acido. Però sì, va bene per qualsiasi cosa sottovuoto sulla quale abbiate dei dubbi. Confetture, sottoli, a quella temperatura non succede niente, l'olio non frigge a 100 gradi,
quindi non vi perdete niente e anziché buttare una conserva che avete fatto la recuperate. Vale per qualsiasi prodotto sottovuoto perché, ripeto, è per disattivare un'eventuale tossina che si sia formata dentro. Qui c'è il nostro piatto finito. Bellissimo davvero, bellissimi colori soprattutto. Vogliamo presentare il libro che Annalisa ha scritto. Vi aspetta in libreria all'ingresso per il firmacopie, nel caso, e si chiama Il libro delle libere erbe. Un applauso ancora ad Annalisa. Al volo, grazie a tutti voi che avete resistito fino all'ultimo. Spero che andiate a casa e andate a pulire l'orto e le siepi, che vi siate divertiti. Grazie a tutti coloro che si sono prodigati, grazie ai tecnici, grazie a tutti. Qui dietro c'è il lavoro di...